Hi people of YouTube, welcome back to a new episode of Saints Row. A parte gli scherzi, benvenuti in questa nuova puntata incredibilmente splendida, devo dire. Ci siamo lasciati la scorsa puntata, anzi le scorse puntate, con il nostro intervento su rapinare un treno, prendere i soldi per pagare tutti sti bei ragazzetti, uccidere uno dei capi di quel gruppo e uccidere anche altri capi degli Idols. Porca di quella miseria, abbiamo fatto una mattanza. Mancherebbe solo uccidere il baffo, ma fino ad ora non ci ha dato problemi. Guarda caso un po', la missione in realtà riguarda proprio lui. Però non penso che lo uccideremo, se no chi è che ci viene da sparare? Prima di tutto io farei questa missione qua, ma prima ancora di fare questa missione qua facciamo l'app Wanted. Questo perché fra i vari ricercati c'è anche Gente Lercia, l'ultimo componente del collettivo che ci è rimasto da uccidere. E infatti è fuggitivo, non li abbiamo uccisi tutti e sei, manca solo lui. E abbiamo 1.007.000. Quanti soldi abbiamo? 1.107.000, 143. Un po' pochi, un po' pochi, ce ne mancano ancora. Erano 1.006.000, ce ne mancano ancora. Comunque questo giubbotto, devo dire che mi piace come l'ho fatto. Peccato, dannazione, una cosa. I vestiti, come vedete, sono attaccati addosso. Cioè, questo cappotto, la parte finale, è attaccata alle nostre gambe. Non è che mentre ci muoviamo fluttua o si muove. No, 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 è attaccato alle nostre gambe. Cioè, se salto, questo ci rimane attaccato. È un peccato, non ha la fisica giusta dei vestiti. Che brutto, adesso tremiamo. Però, beh, meglio toglierlo. Per quanto mi piaccia il fatto che ci rimanga attaccato addosso, non mi convince. Ci vorrebbe una bella giacca. Sai cosa? Quasi quasi vado in giro da alchimista oggi. Quasi quasi. Ma sì, dai. Devo solo decidere di quale materiale farlo. Sai cosa? Sono spaziale oggi. Vado così. Oggi mi vesto proprio da ragazzino. Così. Diamo un colpo di gioventù oggi, con le Converse infuocate. Allora, devo dire che sta stronzata dei vestiti è terribilmente assurda, perché guarda, guarda, però è fatta bene. Io non capisco perché abbiano messo tutta sta enfasi sul materiale di un vestito e non sui vestiti in sé, perché poco ci voleva mettere, forse non così poco, perché io parlo per dire, però secondo me se ci riesce un gioco vecchio non ci vuole così tanto a rifarlo, perché nei giochi vecchi la fisica dei vestiti ce l'avevano, quindi se io saltavo il vestito svolazzava. Perché in questo no? È un peccato, è veramente un peccato. Comunque ci prendiamo la nostra moto volante e iniziamo a muoverci. Allora, app wanted, perché tanto lo so che la missione di Nina oggi sarà una stronzata corta. E Gente Lercia, lentellizza proprio, mediana cara. Secondo me, ve la butto già lì, il tizio qua del collettivo si sarà fuggitivo, però nel momento in cui cercheremo di andarlo a prendere appariranno, madonna mia, un sacco di idols che gli verranno in supporto. La butto lì, oppure sarà da solo. Sarà da solo e sarà il più forte del collettivo e semplicemente fuggito perché era fallito tutto e quindi boh, me ne vado, addio. Sai qual è il problema? Ste moto qua, o per meglio dire gli hoverboard, aspetta un secondo, gli hoverboard in generale sono fighi ma sono lenti. Anche il, come si chiama, anche lo skateboard è lento. Cosa devo fotografare qui? Devo fotografare questa roccia? Perché? Perfect. Perché devo foto... vabbè, guarda, vabbè, non lo so. Cosa positiva assolutamente che possiamo volare sull'acqua. Quello sicuramente non è un vantaggio di cui mi posso lamentare. Ti immagini se poi il tizio qua del collettivo in realtà ha messo la sua foto su Wanted perché sapeva che saremmo arrivati e in realtà è solo un'imboscata e ci vogliono uccidere? Sarebbe un bel riscontro. Comunque, eccoci arrivati. Dentro la fontana addirittura. Va bene. Ah no, è qua nella fioriera. Sentiamo. Hey, saw your wanted post. Whatever you need doing, I'm in. Bunch of those pink-haired idols punks are defacing the desert. Take them out. Defacing okay. The desert? What are you, park ranger? Cosa sei, un guardia parco? It doesn't matter who I am. I'm the person telling you to wipe out the idols. Secondo me ci ho azzeccato. Bird.
literate. You want the fucking job or not? Yes, sir. Sorry. The first group is out at the Overlook. Oh, and make sure you get the ringleader. Big asshole in a helmet. I get to kill the last collective member? Oh, I am so there. No, forse no, forse è davvero un guardiaparco, tra virgolette. Ah già, durante le missioni non posso fare acquisti. Stronzata. Vabbè, è arrivato il momento di andare a fare fuori un po' di ragazzini. Il punto è come ci arrivo io qua sopra. Lo so io come ci arrivo, lo so io. Però andrò ad ucciderli con un Keyblade, che ho anche potenziato al massimo, quindi... Oh, hell! Puttani... Bella sta parte qui. Found your idols. They are definitely not keeping apart. Salta su però. Vieni qua. Ecco fatto. Vieni qua. Tanto tra poco muori di sanguato. Vieni qua. Ecco fatto. Aspetta che ce n'è uno sopra. Ecco fatto. Sai qual è il problema? È che non vedo differenza fra l'attacco L2 e R2. Vieni qui. Ecco fatto. Ne arrivano altri? Ovviamente ne arrivano. Dai. Volete fare i furbi di sto cazzo? Io ho una pistola che vi traccia. Vediamo, dite che ci arrivano. Allora, ci arrivano, ma poi si vanno a perdere. Va bene. Fucile a pompolo. Devo riuscire a fare uccisioni doppie con sto robo, ma non ce la faccio. Cioè, nel senso, c'è una finestra d'attacco troppo bassa per riuscire a farla. Sapevo che qua sopra ci avrei fatto una missione. L'altro giorno stavo facendo un giro, andando a cercare un po' di collezionabile. Sapevo già che avrei dovuto uccidere qualcuno in questa parte. Lo sapevo. Dai! Per una volta che avevo una doppia uccisione. Porca troia. Ecco fatto. A parte i cadaveri. E ovviamente ci devo andare con l'elicottero. Ovviamente. Quanto sono? 2 uccisioni su 10. E vai. Ci penso io, non ti preoccupare. Ma se mi butto di sotto? Cioè se ci vado... Follow them to the idol's camp. They'll lead you to the asshole with the helmet. Secondo me, lo stronzo con il casco sei tu che mi sta parlando. Ne sono abbastanza sicuro. Poi, ovviamente, questo tizio che sta scappando non si preoccupa che c'è un tizio dietro con un elicottero che palesemente lo sta seguendo. Però te l'ho detto, secondo me la trappola ce la stanno facendo loro a noi, non noi a loro. Io ne sono sicuro che il risultato sarà quello che ho appena detto. Però, beh, mai dire mai, magari in realtà. In realtà è davvero uno che ha visto il tizio degli idols e lo vuole far uccidere e basta. Dai però, su, sei lento. Io ho un elicottero e sono molto più rapido di te. Dai. Mi rompo il cazzo se devo aspettare. Perché ho l'impressione che ci tireranno giù con un lanciarazzi? Ho questa impressione. E infatti, guarda qua quanti idols, ovviamente. Ho trovato il campo. È dove troverai il helmet guy. Cut off the head and the snake will die. Giustamente. Pa-pa-para-para-pa-para-para-pa-para-pa-pa. Che colpo micidiale che ho tirato giù. Ho tirato giù. Know who I am? Puttane, ha ucciso con un colpo. Even if you kill me, the
collective will rise like a phoenix. No, il collettivo non tornerà, amico. Vantaggio d'elite sbloccato. Maybe, but they'll do it without you. It's all dark. Job's done. Good. Hey, since you're a park ranger and all, does that make this a government-sponsored hit? Because that's kind of on my bucket list. No. È il tizio del collettivo. Finita. Missione compiuta. Ottimo. Vabbè, abbiamo preso anche un trofeo per questo e io sono elegantissimo. Vediamo che vantaggio però abbiamo preso. Abbiamo preso uno d'elite. Infliggi temporaneamente più danni per ogni incisione precisa in rapida successione. Questa mi sembra più utile, però questa è forte se la equipaggi bene. Per il momento facciamo così. Ok, Ninuzza, vengo da te. Ovviamente. I need a favor. Can you drive me around and pretend to be my chauffeur this afternoon? Wait, you want me to drive one of your cars? I've gotta be classy today. Now that I've got money, I'm gonna buy some art. Ma from che palle sta macchia di merda? Chauffeurs. Come pick me up at the museum. I've been doing some research so I can blow them away. Aha. You right there. Va bene. Oddio. Abbiamo appena sgamato un UFO. Ottimo. Perché messo qui totalmente random? Però carino. Questa stronzata mi è piaciuta. Vieni qua, ho bisogno di un tir. Che mi è appena passato addosso, quindi. Stavo notando che tutta la città è viola. Non capisco se è un errore delle luci o è... Ah no, è l'accampamento Idols. Questo mi ha appena risposto di tutto. Ho appena scoperto che questo buggy che ho appena rubato viene contato come Monster Truck, o simile Monster Truck comunque. Cioè, se io passo sopra una macchina, la schiaccia, nonostante la sua dimensione sia più piccola di una macchina che già stiamo schiacciando. Cioè, boh, vabbè, grazie. Guarda, vi ho appena schiacciato un truck che era più grande di questo schifino. Pa 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 pa. Tan 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 tan. Dumbaghi. Eccomi qua, Ninuzza. Sono appena arrivato al museo. Perfetto. Ottimo parcheggio. Ciao, Nina. So, what are we buying? Three Noshoni Fisher pieces. She's my hero. She made these amazing whimsical sculptures, sheet metal welded over steel frames. I promise okay. myself that if I ever had money, I'd buy some of her work. Ottimo, andiamo allora. Nina? Hey, now keep quiet. Dentro. I'm gonna call the first collector. Hello. Ah, good afternoon. I was told you're the owner of a Noshoni Fisher original. Surprise. Huh? It's a big metal apple with a rattlesnake coming out of it. That piece of junk. Well, I'm a huge fan of the artist and can make you a very attractive offer. Puoi venirtela a prendere. No amount of money in the world you could offer me for that. My ex-husband bought it as an investment, and it drives him nuts that I got it in the divorce. You can't buy that kind of spite. Minchia. But she hung up on me. Well, we could just take it. I don't want to take it. I want to buy it. This is my chance to be part of the art world. Legit. Look, if she didn't want to sell because she actually loved it, it'd be one thing. But she don't even like it. You do. How come she gets to keep it despite you? I mean, I guess art is meant to be appreciated. Okay, let's get it. Perfetto. Eccoci arrivati, Ninuzza. We're gonna have to tow it. Ah, it is made out of steel. Vai piano. Just drive careful, okay? Sei sicura che sia una buona idea, giusto? Ok, così. This is not how I expected my first big art purchase to go. Lo sai che arriveremo a casa che sarà tutta graffiata? Dio mio. Allora,
mi avevate detto che in questo gioco effettivamente il gancio traino sarebbe stato problematico. E adesso me ne rendo effettivamente conto. Oh, wow, wow, wow. No, 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 no! Stupida fontana! Ottimo! Non siamo morti per il nostro salto, ma siamo morti perché la fontana ci ha sbalzato dall'altro lato. No, dobbiamo rifarlo tutto da capo, che palle. Ok, rieccoci di nuovo qui. We're gonna have to tow it. It is made out of steel. Just drive careful, okay? Presa. Ed è il momento di tornare in strada. Il simbolo del traino è ancora lì. E forse dovrei smetterla di saltare ora che già abbiamo il coso attaccato al traino. Sì, forse sarebbe meglio smetterla. Intanto comunque continua a ripeterlo. Stiamo trascinando quest'opera d'arte che Nina voleva tanto e che ha detto: facciamo attenzione per favore, è un pezzo estremamente raro che voglio tenere. E lo vedo. Ottimo, intanto tutto il fondo è graffiato incredibilmente, non sarà mai possibile rimetterlo come era inizialmente. Ottima idea Nina, davvero. Sto battito di cuore. Home safe. Let's get the next one. And this time, we'll do it right. Certo, come no? Yes? Hi, I understand you're the owner of a Nishoni Fisher piece? Music of the Desert. The cactus statue. Yes. Well, like yourself, I am a collector of fine art, and I would like to buy the piece from you. I'm prepared to pay what it's worth. Oh, I don't need the money, hun. Obviamente. I'm sure you don't, but... But I do need the cactus. Oh, it makes a great place to hang the kids' swimsuits on summer days. Sorry. What the fuck? She's gonna rust out the frame hanging wet shit on it. That's not how you treat art. Uh-huh, so, certo. We'll be taking this one? Looks like. Certo, come no. Facciamo le cose per bene questo giro. Ho visto. E niente, la luce non se ne va. Che palle, vabbè. Speravo che scendere e rientrare me la faceva scomparire, invece no. Eccoci arrivati al prossimo pezzo d'arte. Per qualche motivo è segnato in due. Ma poi scusami. Scusami un secondo. Ha detto la signora che ci metteva i panni, i costumi bagnati dei figli. La piscina è là in fondo. Che cazzo faceva? Veniva qua, li poggiava e tanto qualcuno magari passava e vedeva: ah, oh, guarda, ci sono appesi dei costumi da bagno. Vabbè, i gusti sono gusti, no? I guess not everybody actually appreciates art, even in the art world. No. Direi proprio che non tutti apprezzano l'arte. Effettivamente neanche io capisco la bellezza di questi pezzi. Perché sono scemo? Ok, a questo giro forse è meglio se scendiamo con un attimo di calma. Certo, come no. Puff. Oh, per fortuna sto giro siamo respawnati già davanti al cactus. Meno male. E almeno il simbolo qua dietro è scomparso. Per fortuna. Ho tirato giù l'opera d'arte. Oh no. As long as the frame survives, I can rebuild it. Ecco fatto. Allora, ci sono un po' troppe macchine in questa zona. Ecco fatto. Che poi, scusami, in tutto questo, noi la stiamo rovinando continuamente l'opera d'arte. È palesemente inutile avere l'indicatore di dirci quanto di vita gli rimanga all'opera d'arte, non pensi? No, ma poi scusami, abbiamo gli elicotteri con i magneti, abbiamo
dei camion, abbiamo di tutto. L'idea che gli è venuta a Nina per portare via ste opere d'arte, comunque non delicate, però comunque che hanno un certo valore, e si stanno rovinando tutte, trascinandole così, è: prendiamo un gancio traino e andiamole a trasportare così. Cioè, scusami Nina, mi dici di fare attenzione a tutto il resto, ma sei tu quella che la sta distruggendo questa cosa. Io sto solo facendo un favore a te. Detto papale papale. Vabbè, non facciamoci caso. Facciamo sta schiaccia. No! Perché? Perché sono andato contro quella macchina? Perché sono stupido? Ecco, a questo giro ho evitato il grosso dei danni. Per un attimo ho avuto paura che la macchina rimanesse girata e non si girasse mai più. Che è successo? Ma come la scultura si è distrutta? Contro cosa è andata? Ero arrivato! Tu che mi hai scritto quel commento dicendomi che avrei visto effettivamente le problematiche del gancio traino. Tu avevi ragione. Avevi dannatamente ragione. Io lo so che questa è solo la seconda di tre missioni. Sicuramente sono tre. Per non dire che sicuramente sono anche di più, però... Ok, ci manca un tocchettino di vita e ci manca 100 metri. Cerchiamo per favore di non distruggerla contro niente questo giro. E che cacchio. Oh. Dannazione Nina. Lo sapevo che erano tre. Certo. Come no. Devo farmi un chilometro con sto peso morto addosso. I understand you're the owner of an Ashoni Fisher piece. Moon River. It's a cow. Wait, what? That thing? Oh my god. Me and my sorority sister stole it from outside the Santo Eliseo Community Center in college. I was so drunk I threw up on it. Quando ero sbronza. Oh, fuck it, we're stealing this one too. Non abbia neanche detto niente perché... Allora, in una situazione simile, io avrei fatto questa faccia. Non avrei detto una parola perché tanto sapevamo già come sarebbe andata a finire. E sapete perché so che avrei fatto così? Perché io faccio esattamente la stessa cosa con la mia ragazza. Che lei dice una cosa che io già avevo previsto e quindi... Ecco quella faccia. Però, già visto com'è questa zona... Forse possiamo già cavarcela buttandoci qua di sotto, cercando di evitare il grosso dei sassi. Evitando il grosso dei sassi, forse ce la facciamo col minimo dei danni e col minimo dello sforzo. Dov'è la mucca? Eccola, madonna mia. Io, Nina, capisco l'amore per l'arte, tutto quello che vuoi, tesoro. Però una mucca brutta su cui ci hanno vomitato sopra. Hey, this piece is really fragile. Try not to destroy it on the way home, okay? Certo. Come no? Se fosse davvero fragile. Ecco, esatto. Sarebbe già distrutta ora. Okay, good news. We're part of the art world. Bad news as art thieves. Fuck that. We are art liberators. Don't drive. Cazzo. Il cavo di merda. Surrender the cow. Ma vai via. Fuck off, my friend wants this cow. Sapevo che sarebbe finita così. Lo sapevo che sarebbe finita così. Io, Dio mio, lo sapevo che sarebbe andata così di merda. Con la gente che mi sta attaccata al culo, è palese che sta scultura del cazzo si distrugga. Era palese. Io già avevo in mente il mio bel piano per evitare... Non riesco a rimorchiarla. Non me la fa prendere. Ecco fatto. Ci dobbiamo muovere. Muoviamoci il più in fretta possibile. Dobbiamo però evitare tutti i sassi che ci sono in zona.
with a large metal. Dai, come cacchio la devo fare questa missione? Yay, se news, gli vanno addosso loro alla mucca. Bad news, as art. Fuck that, we are art liberators. Now drive. Ti dispiace, Nina, sparare alla polizia almeno? Ti prego. Ti prego, sparagli almeno. Fai qualcosa perché stiano lontani dalla mucca. Ecco qua, dobbiamo fare attenzionissima. Dobbiamo evitare i salti, dobbiamo evitare le esplosioni. Dobbiamo evitare che la gente gli vada addosso a sta mucca del cazzo. Dobbiamo evitare di andarci noi addosso alla mucca. Ecco, guarda un po' se non c'era un posto di blocco. Dai, 400 metri mancano. Mancano 400 metri. Ti prego. No. Ok, calma. Calma. Ce l'abbiamo, 100 metri. Oh, they're not chasing us anymore. Meno male. The Saints over some asshole's cow. Ok. È andata. I'm damn sorry that didn't go down the way you wanted. Nah, those people weren't really art collectors. They were just assholes. I'll make it into the art world for real soon enough. At least I've got the Fisher pieces I always wanted. And certo. I'm gonna treat them right. I mean, once I repair all the damage we did liberating them. Ovviamente. Dai, forza, vediamo sti pezzi d'arte dove li possiamo mettere. Dannazione. Ti prego, dimmi che ho abbastanza soldi per comprarvi un'attività. Statua di mucca, cactus jack, mele con verme e statua sperone fiore. La compact special, quindi abbiamo sia il gancio traino che il salto, il che è molto utile. Potenziamento arma di Nina. Bene. Aggiusto i soldi, vediamo. Ti prego, dimmi che ho 300.000. Te ne prego. No, aspetta, 2,66, ci arriviamo, per 5.000 dollari, cazzo, facciamo così, aspettiamo 5 minuti dovremmo riuscire a farli 5.000 dollari, secondo me, ne abbiamo già 2.000, aspettiamo qua, perfetto, intanto che aspettavo mi sono cambiato, sperando che il tempo conti anche mentre ti cambi, speriamo, vediamo, yes, 16.000 dollari. Fosse così facile guadagnare nella vita. Però, finalmente, grazie a questo piccolo exploit, abbiamo tutti i soldi necessari per aprire un nuovo negozio. Cosa possiamo aprire? Io ti direi di fare gioca migliori amici per sempre. Merda! Io volevo costruire un impero, ho i soldi da parte! Porca puttana! Oh! No, aspetta, però mi dice che posso posizionarlo. Fammi vedere la zona. Planet Saints, lo mettiamo qui oppure qui? Io lo metterei qua a vista fiume. Vai. Continuare a costruirlo? Certo, assolutamente. Always excellence. Planet Saints. Santo illeso. Sono contento che Planet Saints però sia riapparso. Planet Saints sells our very own line of designer clothes and accessories. We're building a brand so people can look and smell. Bella macchina che c'è lì. Now running this kind of operation is complicated because merch doesn't just magically appear on the shelves. It's all about logistics. Duh. That's why I hired Spike, my B-school buddy. He's a dapper motherfucker. Ma chi è sto tizio? I'll tell you what's up. Right now. Bello il piedistallo. Ship docked in the port of Chawan. So. All our merch is on that boat. But the store's full. Not for long. And that boat ain't gonna be here for another 3 weeks. So we need inventory. Yeah, if we want to stay in business. What okay. about Bianca Columba? She ain't gonna work for us. She doesn't have to. Her clothes do. Oh, I see where you're going. Her trucks are running all over town. All I gotta do is steal them. Okay. Sell our threads up here in the store. Just until ottimo, our insomma dobbiamo fare attività di rubaz. Ecco, esatto. I camion Bianca e Colombi sono in giro per la città, rubali e riportali nel Planet Saints. Ok, non è difficile, si può fare. Ma io posso acquistare, ecco, voglio vedere che cacchio vendiamo.
Ho 11.000 dollari, li voglio sfruttare per bene. Ad esempio, queste scarpe mi piacciono. Ottimo. Oh, finalmente un altro po' di collane belle. Questa è veramente bella. Molto semplice ma pulita. Questa ci può stare. Carina. Questa finalmente una bella giacca. E questi occhiali sono tremendi. Perfetto, direi che abbiamo acquistato abbastanza. Quindi signori, vi ringrazio a tutti per avermi seguito. Come al solito, se mi avete seguito, se volete dirmi qualcosa, sempre qua sotto. Noi ci vediamo al prossimo episodio. Ciao a tutti.